La nostra estemporanea filmica, NEF. Una volta d'inverno, che faceva molto freddo, un povero ragazzo deve uscire e andare a far legna per il camino. Quando l'ha raccolta è buio ormai ed è così gelato che pensa di non tornare subito a casa, ma di accendere un focherello e scaldarsi un poco. E mentre sistema per il fuoco, pare di vedere un'ombra muoversi là fra gli alberi del bosco e si spaventa molto e si affretta ad accendere il fuoco e far luce. Qualche scintilla e il fuoco prende. Gli si siede di fronte per scaldarsi, ma di nuovo quell'ombra scura. Che paura! Un po' riscaldato dal fuoco, prova a riguardare in quella direzione. Stavolta, invece dell'ombra a terra, un oggetto che brilla. Si fa coraggio e va a vedere meglio. È una piccola chiave d'oro. Pensa che dove c'è una chiave deve esserci pure una serratura. Scava in terra, trova una cassettina di ferro. Era diventato buio e faceva freddo. Purché la chiave vada bene, pensa. Nella cassettina ci saranno certo cose preziosissime. Cerca, ma non c'è nessun fuoco. Alla fine ne scopre uno, ma così piccolo che lo vede appena. Prova la chiave, va bene. Gira
e adesso dobbiamo aspettare che apra del tutto e sollevi il coperchio. Allora sapremo che meraviglie ci sono nella cassetta. Pronto? Sì? Sì, ciao, ciao cara, no? No, non mi sei mancata, no. No, non mi sei mancata perché eri nei miei sogni stanotte. Sì, sì, ciao cara, cara, ciao. Donna di Fatima è così. La togliamo questa. Questa? La Bellissimo!
sta difficilmente, devi stare zitto, difficilmente riuscirà a sentire l'ultimo fiato che si trova a 25 metri. Però sarà sempre nel mio cuore. Certo, questo è sicuro. Per suonare pianissimo, per questa, abbiamo questo concerto di due tronche. La prima dalle 6 alle 6 e mezza, esattamente alle 6 e mezza dobbiamo concludere. Il segnale per concludere, che sono le 6:28, dopodiché avrete 2 minuti per fare la conclusione di questo pezzo che dura mezz'ora. Siete tutti dei musicisti, per cui sapete come chiudere un pezzo in 2 minuti. Il segnale lo do io, il segnale sono le bolle di sapone che un bambino viene qua e manda le bolle. Ecco il bambino. Ma io sono un bambino, lo voglio fare io, ma io sono un bambino. Partito. Sì, è un film musicale questo. Ma spiegato. Un film musicale. Intitolato? Ah, il titolo, ancora non lo sapete. Il titolo ancora non lo sappiamo e io credo che durante la lavorazione lo sapremo. C'è un componente, un musicista della... Sì. Questa è un'orchestra. Un componente dell'orchestra che mi ha detto che ci penserà lui, ma durante la lavorazione, a darmi il titolo. Ecco. La colonna sonora in realtà già c'è. Già c'è una colonna sonora sulla quale... verrà raccontata una storia, è come un musico, no? Con balletti, no, pensi balletti invece di essere ballerini. Adesso che finalmente sono diventato mamma. Il mattone e il mattino.
spalle. Benissimo. Sette, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 8, 9, 10, 11. Piace un sacco come suoni. È proprio bello. Bravo! Un aereo, guarda! Un aereo! Un aereo? E che fa? A terra? Sì, a terra. Ma a terra dove? A Fiumicino o Ciampino? A Fiumicino. A Fiumicino, mi sa, sì. A terra. A terra a Fiumicino, sì. È passato un angelo. Gli aerei sono come angeli. Angeli guerrieri dei nostri tempi. Er Papa, il Dio non vo che er Papa vi moglie e non metta a sto mondo altri papetti, se no agli cardinali poveretti gli resterebbe un cazzo da ricoglie.
ma il Papa, a genio suo, con le gare scioglie tutti i rinodilenti e quelli stretti, ci può scomunicare, fa benedetti e dacci a tutti in dove coglie coglie. E non tra questo che lui scioglie e lega, porta due chiave per dacci l'avviso che qua lui opre e lui serra a bottega. Quel tre regno che poi pare un surpriso, vuol dire che lui comanna e se ne frega al mondo, in purgatorio e in paradiso. Sei, 2412, 8016, 24, 25, 26, 8016, 9084, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 24, 32 e 45, 46, sei matto? Tu mi piaci. E tu no. Parti con me. Ma neanche per me. E dai. Cavallo pizzuso, che fila chi tesse cavallo se ne esce. La gallina soppa soppa, quante penne tene, ingrappa e ne tene. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, che abbiamo fatto la conta e abbiamo deciso la penitenza. Abbiamo capito chi è il nostro quasi adatto? Sì, è lui. E adesso lo attacchiamo all'albero, come le palle sull'albero di Natale. Non riesco più a vedere. Gli occhi non mi obbediscono più e tremo tutto dalla paura. Perché tu mistifichi la realtà, provochi delle lacune, abbasso le lacune, viva la luna, abbasso la lacuna, viva la luna, abbasso la lacuna, viva la luna.
viva la luna, abbasso la laguna, 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 viva la luna. Ciao Marco, come va Marco? La parola ciao deriva dall'antico veneto schiavo, schiavo suo. È come mettersi a disposizione dell'altro, dell'altra persona. Suona adesso. Sette, 2412, 75, 86, 2009, ma è 7412, e 14, 16, 18, 20, 25, 25, 26, 14, 32816, 2714, 35.000, 8.000, 7.000, 7.200, 7.400, 7.600. Ed ecco che arriva qualcuno. Un baule! Un baule!
Che cosa c'è? Guarda! Guarda! Cantiamo storto, noi siamo storto, dai Kinder storto, l'amore storto. Cantiamo storto, dai Kinder storto, noi siamo storto, l'amore storto. Ya siamo il paradiso, ya siamo il paradiso, ya siamo il paradiso. Oh.
Noè è un acronimo che sta per Nostra Orchestra Estemporanea. Nostra etichetta di no, se uno vuole si impegna, lo fa. Capito? Ci vuole una guida, io cerco di dare lo stimolo e Paolo mi dice rompi i coglioni e farmi calore. Questo capitano. Lo so che deve essere lui, siamo d'accordo. Fare la guida, intanto che serve anche la guida musicale, io cerco di fare il band leader, ma se Paolo mi dice se sei tutto te, pensi solo a te, mi dicono sempre le stesse cose, pure elettrica mi rompe i coglioni, appena mi vede fede 300 milioni di notte, pensi solo a te stesso, io lo faccio per dare uno stimolo, no? Che cazzo me ne frega? Ma che me ne frega, a me sto a suonare gratis? Che cazzo, io lo faccio solo perché c'è il tu parli, devo fare io. Paolo, mi alzi il volume? Grazie. Adesso faccio il volume. Paolo, mi alzi il volume? Ma chi è che parla? Il pezzo comincia e finisce con le bolle. Questo pezzo è leggermente diverso da quello che abbiamo. Il capitano al basso, avremo il violino che si sente di più, diamo spazio anche un minimo alla bicicletta, iniziamo con le bolle e finiamo con le bolle, come alla solita. Silenzio, non si preludia, vai, parti da là e fai tutto il giro con le bolle, aspetta, silenzio durante le bolle, attenzione, 3, 2,
Il Simposio di Platone è un'opera fighissima. C'è un dualismo tra i due, c'è un dualismo. Sapeva scrivere. Proprio, cioè un messia era Socrate, capito? Era più volto allo spirito la cosa che alla brutalità dell'atto, capito? Noi filosofi c'era un po' di tutto, politici, pensatori, cioè, capito? Zero, che scherzi, le donne proprio out, tra cui anche Alcibiade. All'epoca erano attaccati uomo e donna, fighissimo perché arriva Socrate ubriaco perso, ci stanno alcune scene proprio, sembra quasi un film. E che c'entra con me? Che c'entra caso? Rada, can you paradise? Can you paradise? Ce l'hai un centesimo e quell'altro ha capito. Can you paradise? Qui con la globalizzazione siamo tutti uniti. Ma noi in realtà non capiamo un cazzo l'uno dall'altro, quello dei neri americani, ah, no? Che noi ancora siamo lì a non aver capito. No, qualcosa di che può essere paragonato al free jazz, perché no? Accidente, quando parliamo la storia della musica non c'è. Jazz, non c'è, l'abbiamo scritta noi, è finta, l'ha scritta i bianchi. Era la voce delle minoranze che ha creato questo linguaggio. Sì, cioè sono quasi tutti armati, cioè hanno tutti a casa no, armati. No, cioè diceva, è un posto dei matti di Stati Uniti. Allora no, ma le armi vedere un bel film, non ci riesco. Ormai la televisione ha imposto il suo linguaggio. Ma la rete ha fatto peggio. Bravo. La televisione ha dato una sferzata pesantissima. Sì. La rete ha dato il colpo di la rete grazie. Ha dato proprio il colpo di grazia. Allora cosa facciamo? Tutto, puntiamo tutto. Come si fa? Come si perché fa? La rete è un click. Com'è che fa la canzone? Com'è la canzone? Tutto il mondo è solo un click. Tutto il mondo è solo un click. Chattare con tutti i tuoi amici. Buonasera, come state? Come state? Io sto bene, io sto bene. E tutto il mondo è come un clic. E tutto il mondo è come un clic. E tutto il mondo è come un clic. Senti, ma l'altro giorno un mio amico mi diceva che ha incontrato un americano qua vicino al Colosseo che gli diceva: ma voi come avete risolto il problema dei nativi? Quelli che sono al potere per loro hanno il problema dei nativi. Bellissima sta frase che hai detto. Hai capito? No, l'americano medio è completamente scelto per un abbiamo fatto la stessa cosa con l'Occidente. Quando parliamo la storia della musica E oggi non ho parole. Pieghe delle donne ce l'hanno le donne, gli uomini hanno delle altre pieghe, alcuni uomini hanno le pieghe delle donne e alcune donne hanno le pieghe degli uomini e lì alla fine non sappiamo come fare a decidere.
un sogno. Un bar migliore. Un treno migliore. Un mondo migliore. Una chitarra. Degli amici. Cioccolata, il caffè è più buono. E questo chi l'ha detto? L'ha detto il signore che vende la cioccolata. E dice anche che la cioccolata col caffè è più eccitante. E senza caffè? È meno eccitante. E il caffè da solo? Il caffè da solo è meno buono che con la cioccolata. E se non bevo il caffè? Allora prendi la cioccolata senza il caffè. Puoi bere la cioccolata senza il caffè, ma col caffè è più eccitante la cioccolata. Se bevessi la cioccolata con il caffè? E sarebbe ottimo, perché la cioccolata col caffè è più eccitante. Il caffè con la cioccolata è più buono. Non bevo il caffè. Consiglio di prendere una cioccolata con la panna, con il caffè anche la panna è ottima. Io non bevo caffè. Ora puoi prendere la panna senza, ma con un po' di cioccolato. La caffeina è eccitante, ma dicono che previene l'Alzheimer. Un treno. Sì. Infatti il cellulare fa venire il cancro. Un mondo migliore. Una chitarra migliore. Degli amici migliori. Un vino migliore. E Ned li riassume tutti. E Ned appartiene ai sogni di tutti e li realizza costantemente, giorno dopo giorno. Ho un altro sogno, ho due sogni. Un mondo migliore, forse anche una telecamera migliore, chissà. E Ned continua a realizzare e a giustificare i sogni di tutti, questi sogni di ciascuno di noi, perché solo con Ned possiamo ottenere il suo sogno migliore, che è una musica migliore, ma ancora più minuscola, sogni minuscoli, un mondo migliore. Una musica migliore. Un bar migliore. Sono un punto per strada, guarda, qua dentro è troppa gente. Un cielo, troppa gente. Un governo. Un parlamento migliore. Degli amici migliori. Un vino migliore. E niente. Questi sogni li realizza tutti. Perché Ned è in grado di offrire a tutti una musica migliore, quindi un'arte migliore, quindi una società migliore e quindi un universo. Proibire la fabbricazione delle armi. Ecco, questo significa.
santa naturalezza è che io sto facendo questo film un po' come il neorealismo, no? Una cosa che così un po' così come viene, quello che succede, no? E lo facciamo. Ho un altro sogno. L'orchestra! Dove è finita l'orchestra? Ma forse una canzone potrà bastare per ricordare nel bene e nel male. Ma forse una chitarra. Ti serve una chitarra? Ma guarda un po', abbiamo una chitarra. Un sogno, una canzone. Un sogno, una canzone. Mi viene in mente tanti anni. Cieli splendenti. Non morto. Sorgenti di fiumi. Altri cento. Monte ridenti del mare, ero bambino, terra mia madre, sole onniveggente, astri del cielo fulgenti, tramonti dorati, candidi. Mo me dovrei sentire pure in colpa magari, no? Colline leggere. Mi senti in colpa che non c'ho i sogni con l'S minuscola, no? Quindi mo dovrei chiamare la mia vecchia analista, che tra l'altro è partita, è andata in Alaska, perché si vociferava, insomma, su un po' dei giornali, questi quotidiani da quattro soldi, annunciate, gridate, li trovi insomma dappertutto, praticamente sotto le ruote di camion, stracciati, acciaccati insieme a merda, e trovi questi servizi così. Libertà annunciate per te e l'uomo. Ma perché forse il neorealismo era costruito senza ammazzare il vento. Si pose in paura. Non ho sentito nessuno. Mi sento veramente bene, tranquillo. Si pose la... Non c'ho il cellulare vecchio. Non c'ho il cellulare dietro per chiamare. Come si chiamava quella? Ho un sogno, una canzone valida per tutti, anche se non è di Ned, non fa niente, Ned, lui ha il sogno, non io, sogno Ned, Ned sogna me, modestia a parte, ma sogna anche tutti voi, voi. E Ned ha il potere, ha il potere di generare un mondo migliore, una musica migliore, un bar migliore, del vino migliore, degli amici migliori, dei numeri. Thank you.
Faceva schifo sto concerto. È volato praticamente da una parte all'altra del palco. Wow, sembrano fuochi da cielo. Ma guarda, si vedono Diego. Ma Diego, dove stanno a bere? Can you spare a dime? Gira la lavatrice, gira la lavatrice, gira. Oh, ricomincia, gira la lavatrice. Ma chissà chi mi compra, tutto bello, lavato, pulito. Poi io valgo, ma l'ho detto a vedere quanto costa. Mamma, stai sulla luna. E dammi un tappo. Mazza che stanno pietrini qua. Elettrodomestici. Piove, piove. No, ma questo è proprio uno strumento a scellare, cioè... Ho smesso nel 72 di legare l'arrosto col miccantino. Ma cosa state facendo qua? A me non mi piace. Sono il più grande attore del mondo. Sono partito. Perché la lavatrice, questo pezzo si chiama La lavatrice, è un pezzo musicale. Perché la lavatrice è un bel elettrodomestico. È molto bello. E... io, cioè, mettersi davanti alla lavatrice con i vestiti che poi appunto ti dicono, no, i colori vanno separati,
bianco, i colori delicati. Invece bisognava farla fredda la lavatrice, non calda, fredda, acqua fredda. E tutti i colori insieme. Ma ed è la centrifuga spettacolo. È una bella tu idea. Gira, no, se tu quando gira ti devi mettere lì davanti a guardarla. E allora l'ublono e ti viene davanti il coso, il vestito verde, poi quello rosso. La lavatrice è proprio un catorcio. E poi suona la lavatrice oltre al suo zu. Ma cosa ti può essere detto dalla lavatrice? Tanto, perché c'è una cintura dentro, una cosa di un reggiseno, una cosa. Tin tin fa così. Insomma, è un proprio uno spettacolo. Io lo consiglio. Di musica alla lavatrice. Chi è stato l'inventore della lavatrice? Canterà il mio destino, oh giramonda, canterà il mio destino, immonda che sei, canterà il mio destino, oh giramonda, canterai per me, oh immonda. E c'hai un euro? Brother, can you spare a dime? Datemi un euro. Brother, can you spare a dime? Sister, can you spare a dime? Sister, un'offerta. Fratello, fratello, 100 lire, fratello. Datemi. Sister, non passa più nessuno. Can you spare a dime? Che c'è un euro? Sister, sister. Mi sta lì, mi farà
brother, che ne speri dai? Che c'è? Brother, che ne speri dai? Brother, che ne speri dai? Grazie, ho già fatto quasi 2 euro. Sesto, brother, che car! Adesso ci arrestano per accattonarci. Ok, ok. Siamo arrivati alla fine, quasi, perché appunto stiamo girando anche oggi qualcosa che verrà montato in coda al film come finale del film. Io voglio solo, come faccio sempre quando un giovane autore viene qui a portare il suo film, io gli suggerisco sempre di resistere sul territorio della libertà e dell'autonomia. Maestro, son placide tutte le ore e noi perdiamo. Se nel perderle come in un vaso mettiamo gli ori, non ha tristezze né allegrie. La nostra vita così sappiamo incauti saggi non tanto vive. Poi andrò via con la macchinetta, può essere divertente la macchinetta che se ne va. Ah sì sì. Alla fine facili con i bambini come maestri. Vuole montare quest'ultima scena nei video. Detto questo, adesso passiamo al film che in queste circostanze ha sempre qualche cosa di sacro. Vogliamo fiori, bagniamo lievi le nostre mani nei fiumi calmi per imparare calma anche noi. Il grande poeta Erzapà, nel fare non c'è vanità. Gira so. Usciremo da questa vita. Thank you.
Maestro, son placide tutte le ore e noi perdiamo se nel perderle uno, due, tre, in un vaso. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre. Mettiamo. Un, due, tre. Due, tre. Uno, due, tre, quattro. Una, due, tre, quattro, cinque, sei. Uno, due, tre. Tristezze, le allegrie, la nostra vita. Così sappiamo incauti saggi non tanto via.